Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020, pronti per il Gran Premio di Silverstone, dove il meteo non sarà nostro amico in realtà, perché abbiamo fatto le prove libere sull'asciutto, qualifiche saranno sull'asciutto, ma la gara sarà sul bagnato. Quindi vedremo cosa ci aspetterà, soprattutto a livello prestazionale. Nel senso, sappiamo che ci aspetta il bagnato, però bisogna vedere noi come affrontiamo questo questa situazione di pista bagnata, pista discretamente non fortunata per quanto ci riguarda. Però va bene, va bene. Intanto andiamoci a fare il nostro giro di qualifica e vediamo se si riesce a partire un pochino davanti. In realtà ho notato che la macchina nelle prove libere andava lentissima, ma soprattutto a livello di potenza proprio. Guarda qua. Non so perché questa cosa. Anche gli altri dovrebbero, cioè, hanno l'assetto da bagnato per forza di cose. Ma non so perché. Guarda quanto perdiamo. Non era un'impressione allora. Proprio siamo abbastanza carichi, perché assetto, come detto, da bagnato, ma non dovrebbero averlo anche gli altri? Niente, ci hanno devastato. Guarda Lando Stanit. A meno che non è una pioggia così leggera che gli altri hanno messo le... l'assetto d'asciutto. Boh, non lo so, non lo so. Io vedevo già dalle prove libere, ho messo le componenti nuove, le quindi... quindi rivediamo i primi tre. Debris, ha dato un secondo Hamilton e mezzo. E Charles Leclerc. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Spettacolo, dipende in che posizione parti. Quindi i stacchi sono molto più ampi. Non lo so se è una questione di strategie, una questione di pneumatici, oppure il fatto che semplicemente abbiamo sfidato Hamilton e quindi adesso facciamo cagare mentre lui inizia a diventare devastante. Non lo so, però me ne ero accorto già dalle prove libere. Però nelle prove libere avevo utilizzato il motore e tutti i componenti consumati. Nelle qualifiche ho messo quelli. Che sfortuna, non è proprio il piazzamento giusti, in cui speravamo. Se me li ha montati in tempo, non è la fine del... tra l'altro. Adesso sì, perché io ho fatto la prima sessione con quelli là. Poi ho detto di mettere quelli, ho simulato le altre due sessioni. Però in qualifica, in linea teorica, arrivi già con questi montati. E non lo so ragazzi, andiamo in gara, vediamo cosa riusciamo a combinare. 12esima posizione per la partenza non è propriamente ideale, Non è per niente l'ideale. Sto pensando se prendere delle componentistiche in più. Siamo tornati ancora una volta nella tana dell'automobilismo britannico, nonché luogo di nascita del campionato mondiale di Formula 1. Oggi si corre qui a Silverstone, siamo pronti per il Gran Premio di Gran Bretagna. Certo, potrebbe dopo essere le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Nick De Vries si posiziona in pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Leclerc, Bottas, Carlos Sainz e Norris, Ricciardo, Albon, Schumacher e Lance Stroll, Schumi. Perez, lo scienziato, Max. Schumi potrebbe essere un buon acquisto per il prossimo anno però, Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Benzina qua ne metto proprio poco di più. Componenti non le andrei a cambiare. Come detto, certo, peggio di così sarebbe difficile. Però spero di riuscire a farcela. Spero di riuscire a fare tutto il campionato con quelle che abbiamo. Ce la potremmo fare perché siamo arrivati a metà con il primo gruppo, quindi in teoria sulla carta ce la dovremmo fare. Proviamo ragazzi, voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Iscrivetevi qualora non l'aveste già fatto, anche sul secondo canale, altro sito per le live, Instagram, eccetera. Dai signori, pronti per il Gran Premio di Inghilterra. Questa volta non mettiamo modalità sorpasso e sennò
ci slittano troppo gli pneumatici. Partiamo almeno un pochino prima. Occhio a Perez. Attenzione Max. Guarda Max fa delle partenze clamorose. Il buon Verstappen. Ruota a ruota con Lance. Messo poca miscela grassa perché bagnato rischiamo un po' di più. Mo vorrei capire, come detto, se magari sul bagnato abbiamo un vantaggio avendo l'auto più, o più carica, o non lo so per quale motivo questo calo di potenza. Cioè non è solo questione d'assetto. Inizio, continua così. Rischio. Buon inizio, abbiamo guadagnato una sola posizione. Non è proprio ottimale come inizio. Certo, potevamo perderne, però tra l'altro qua benzina va bene metterne poca di più, perché ne recuperiamo tanta, che non è che spingiamo in modo clamoroso. Quindi siamo un po' modalità risparmio carburante, diciamo così. Vabbè, piano. Dietro abbiamo di nuovo il buon Verstappen. Gara veramente tesa questa di Silverstone, dalle retrovie, fuori dalla top 10 per il momento. Attenzione scodata di Lance. Un po' di grassa. Allentiamo un po' di più perché qua si rischia un po' tanto. Rimettiamo la grassa. Mettiamo Hertz, grassa e potenza del motore, che però qui potenza fino a un certo punto, vedete, pure la velocità di punta è molto più bassa. Forse troppo carichi. Però se non usavo sto assetto, signori, ce ne andavamo all'aceto. No, perdiamo tantissimo sul dritto. Sì, troppo cariche allora rispetto agli altri, ma sono gli altri che riescono a gestire bene un'auto scarica sul bagnato. Può essere. Andiamo concentrati, che comunque qualche posizione spero di riuscirla a guadagnare, per quanto abbiamo troppo così. Il fatto è che la velocità è costante, inteso come distacchi. Non è che riusciamo a guadagnare per il momento. La
riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. La... Qua ci vorrebbe qualche lotta qui davanti. Che magari ci permette di insinuarci. Ma apparentemente sono abbastanza cauti tutti. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Rischi. Vedi, non ce la facciamo neanche in scia. Aspetta però che... Guarda come ci dà una sportellata Lance. Ma noi in derapata, signori, ci andiamo a prendere comunque la posizione. Abbiamo finito l'Hertz. Ok, velo velo. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. È stato aggressivissimo lo Stroll. Però anche noi dovevamo provare il tutto per tutto, perché abbiamo visto come l'assetto ci aiuta, diciamo, nel misto rispetto al dritto. Ci sta, essendo abbastanza un assetto con un carico aerodinamico alto. Dai, piano piano, signori, lavoriamo. Si asciugherà presto, fai attenzione a non bruciare le gomme. Lavoriamo sui fianchi. Sfruttare sti curvoni dove la nostra tiene un po' di più, poi il dritto si perde. Ma avanti Schumi. La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. In realtà c'è abbastanza acqua, direi, soprattutto qui. Attenzione, toccatina su Ricciardo in amicizia. No, non è stata voluta naturalmente, perché là si rischia. Però gommata di fino. È nel mischione là, non... Abbiamo inchiodato, ma non abbastanza, sul bagnato. Sempre un po' interno al lotto. Il sorpasso di staccata. Però ce ne avevamo di più, dai. Piano piano. Andiamo a prendere anche Albon. Poi ci sono le due McLaren. Lì davanti immagino... Sì, Leclerc, perché Verstappen era dietro di noi. Poi le due Mercedes e Nick che se n'è andato alla stragrandissima. Sta volando sul bagnato Nick. Di fino. Dai, così. E anche Albon è andato. Adesso
concentrati verso Norris, Sainz e Leclerc. Ci risintonizziamo tra pochino. Era gialla. Attenzione, De Vries fuori dalla sessione. Davanti a te stanno sventolando la bandiera gialla. Problemi per Nick. Eccolo lì, fermo. No. Ok, via libera. No, onestamente non è una buona cosa. Sì che guadagniamo una posizione, lui è il nostro rivale, però prima e seconda la Mercedes, no, no, non buona come cosa, non buona. Peccato per Nick, sfortunatissimo veramente. E niente, intanto la pista qui secondo me si asciugherà anche e sarà un problema per noi che abbiamo un assetto estremamente da bagnato. Se poi cambieranno gli pneumatici, Nick deve ritirarsi. Abbiamo capito. Sarà un problema. Va bene, comunque ci risintonizziamo sempre. Un pochino ci siamo avvicinati, signori, quando siamo al decimo giro. Il problema è che benza, vabbè, adesso la recuperiamo piano piano, ma iniziamo a perdere un po' di trazione con gli pneumatici intermedi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Non credo che gli altri si fermeranno e io non mi fermerò sicuramente, perché la cosa buona potrebbe essere se gli altri si fermano e noi no. Ma non credo si fermeranno ormai. Anche se ancora non hanno sbloccato il DRS, che di solito lo fanno quando la pista si asciuga. Evidentemente ancora non abbastanza asciutto il tracciato da permettere l'utilizzo del DRS. E adesso noi siamo abbastanza vicini, per quanto lo potrebbero usare pure loro là davanti, tranne Leclerc. Passa di fino. Torniamo Hertz. Lavorando tanto con le miscele, con l'Hertz. Adesso forse ci sta aiutando ancora di più l'assetto da bagnato. Adesso che con questi pneumatici che non sono più ideali, le auto slittano un pochino di più, noi un pochino meno perché siamo più carichi. Probabilmente è questo che ci sta aiutando. L'auto tiene ancora abbastanza bene. Apriamo qua sul dritto, ma sì, qua perdiamo. Però nel misto, nei curvoni più che altro, ci avviciniamo veramente tanto. Accorciando le distanze sulla vettura davanti, lo so. Ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di... Guarda come scoda Norris. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Dai, rimaniamo lì incollati. Ah.
Dovevo azzardare un incrocio, ma non ce l'abbiamo fatta. Troppo larghi siamo andati. Norris ci se la potrebbe pure fare se spingiamo come degli pazzi qua nei curvoni. Che abbiamo più tenuta, troppo lontani. Un pochino però vai, così, vai così, ripartenza. No, troppo largo. Però lui non si è potuto allargare abbastanza per prendere molta velocità, ma tira di più comunque della nostra. Dai. Non ce la facevamo, andavamo, lo prendevamo in pieno. Ah! Però tiratissima, signori. È stata sudata questa gara, sul bagnato poi è sempre complicatissimo, ogni minima curva, ogni minima staccata. Abbiamo fatto il possibile, mi dispiace non essere riuscito a superare almeno Lando. Mi spiace anche per il buon Nick che si è dovuto ritirare. La Mercedes ci ha beccato un doppiettone qua. Vabbè. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Lo scienziato aumenta il suo vantaggio nel campionato. Ora una domanda per te, Luca. Vediamo. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Direi lo scienziato. Ha lottato con coraggio. Abbiamo recuperato un po' su Nick, però oggi è stato il migliore. E passiamo ai costruttori. La scuderia in testa conserva la prima posizione, ma meno. I rivali guadagnano terreno. Oggi la scuderia McLaren ha dato una prova di forza e ha risalito la comunque bellissima gara, almeno dal mio punto di vista, perché è stata attesissima. Certo che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. L'attenzione era estremamente palpabile quest'oggi, come detto, soprattutto per il bagnato che sembra facile. Ai fan è piaciuto. Quando affronti quei curvoni non sai se ce la fai o se l'auto la perdi. Con grande facilità oggi. Qual era la tua strategia? Guarda, quello che ti pare, perché no. Magari questi parliamone bene. Come si siano messi gli avversari questa stagione? Queste frecciatine. Il tempo oggi era terribile. Pensi che per te sia stato un vantaggio? Lascia fare. Andiamo. La squadra ha fatto bene. La squadra ha fatto bene. Ti ringrazio. Come detto, forse un po' troppo carico aerodinamico per noi, ma questo, tra virgolette, ci ha aiutato un pochino nella fase finale. Ma comunque, quando andiamo a sfidare quelli che di solito fanno cagare, poi fanno cagare tra molte virgolette, poi iniziano a fare delle prestazioni strabilianti. E vabbè. Ci sta, al massimo non prendiamo punti fama, oddio in realtà li perdiamo pure. Prossimo Gran Premio d'Ungheria, qui li rinnoviamo perché gli sponsor erano giusti. E Gran Premio d'Ungheria, insomma, non è propriamente ideale, a meno che non riusciamo a fare una pole di quelle clamorose, oppure partire davanti potrebbe essere discretamente utile su un tracciato del genere. Mentre per quanto riguarda le strutture,
Crescita fama. Oddio, la fama adesso ci serve? In realtà no. Poi vediamo anche quell'altro. Il simulatore no, se no il nostro secondo pilota diventa devastante. Meglio che lasciamo stare qua, no? Controllo qualità, tempo di costruzione. Forse il tempo di costruzione, perché poi comunque se andiamo a migliorare delle componentistiche per aggiornarle, magari fa anche prima. Potrebbe essere una buona idea. Oppure anche questo qui. Gli effetti positivi delle attività scuderie saranno incrementati ulteriormente e gli effetti negativi rimossi. Ad esempio qui abbiamo degli effetti pilota più 300. Certo non ce lo fa adesso, perché comunque deve arrivare la miglioria. Quanto tempo ci mette? 4 agosto arriva. E stiamo al... ci vuole, vabbè, ci vuole un pochino. Ragazzuoli, a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di Formula 1 2020. Come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto anche al secondo canale, anche l'altro sito per le live, Instagram, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo con il prossimo. Abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima delle FP1. Sì, vabbè, quello della resistenza. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzuoli, dai. Saluto a tutti da quel tale Ale.